C'è poco da fare. Quando vediamo questo bicchiere d'acqua, lo sappiamo tutti cosa sta per succedere. Ma prima di Jurassic Park, il re dei dinosauri era già piuttosto famoso. Per esempio, era uno dei dinosauri presenti nel Mondo Perduto del 1925, il primo lungometraggio della storia con dei dinosauri. Lo abbiamo visto poi nel 1933 mentre si prendeva a schiaffi con King Kong, e nel 1954 ha fornito parte dell'ispirazione per il design di Godzilla, assieme allo stegosauro e al nostro amico Iguanodonte. Ha fatto tenerezza a tantissimi bambini, e a dirla tutta ne ha fatti cagare in mano altrettanti. Da piccoli in effetti ce lo spammavano veramente ovunque, documentari mainstream compresi. E diciamoci la verità, avremmo venduto l'intestino crasso per avere uno di questi. Ancora oggi la sua fama non accenna a fermarsi e ce lo troviamo tra i piedi ovunque, anche nelle pubblicità delle auto per via dei meme sui suoi braccini corti. Comunque sia, meme a parte, il Tyrannosaurus è indubbiamente uno dei dinosauri che gode di maggior fortuna presso il grande pubblico. Però, come vi dico sempre, un conto è quello che si sa di lui attraverso, per esempio, i cartoni o i film, e un conto è quello che si sa di lui a livello scientifico. È ovviamente un dinosauro studiatissimo, ma anche legato ad un sacco di stereotipi, che ormai sappiamo essere sbagliati e che sono stati reiterati presso il grande pubblico da appunto film, cartoni, eccetera. Per esempio, non è vero nulla che se voi state fermi il tirannosauro non vi vede, anzi, il tirannosauro aveva un'ottima vista. Queste ed altre cose scopriremo su di lui in questo video, quindi mettetevi comodi e partiamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi parliamo ancora di dinosauri. E parliamo in particolar modo di un dinosauro giusto un pelino famoso, ovvero il Tyrannosaurus Rex. In effetti il suo nome scientifico per esteso lo conoscono tutti, insomma, Tyrannosaurus Rex, ma partirei proprio da lì. Molto spesso la gente lo abbrevia in T-Rex. Vi dico subito che questa cosa non si dovrebbe fare, è sbagliato. Perché? Allora, il nome scientifico di un animale è fatto da due termini. Il primo è il genere, in questo caso Tyrannosaurus, che va sempre in maiuscolo. Il secondo è la specie, in questo caso Rex, che va sempre in minuscolo, mi raccomando, è la regola. La regola, per quanto riguarda l'abbreviazione del nome scientifico, non è quella di mettere il trattino, ma quello di mettere il punto, cioè il genere puntato. Quindi, in questo caso, se io lo voglio abbreviare, scrivo T.Rex. Rex, ovviamente, minuscolo. C'è in realtà anche un'altra regola, e cioè che questa abbreviazione del nome scientifico con il punto si può fare solo se nel testo in cui compare è già comparsa prima, almeno un'altra volta, la dicitura del nome scientifico per esteso, per evitare ovviamente fraintendimenti con nomi scientifici simili. Comunque, ecco, sappiatelo. Nel video, tra le altre cose, parlo di Tyrannosaurus, sempre perché spesso e volentieri si usa la parola tirannosauro o tirannosauri per intendere il gruppo, insomma, i tirannosauroidi. Quindi il gruppo di cui fa parte anche il Tyrannosaurus. Quindi, diciamo, per evitare fraintendimenti, durante il video userò, quando parlo di lui, cioè del protagonista del video, sempre la dicitura Tyrannosaurus, giusto per chiarezza. In questo video vedrete anche un modello 3D del Tyrannosauro realizzato appositamente per l'occasione da Fabrizio Lavezzi, che è l'artista specializzato in 3D che avete già avuto modo di conoscere nel video sull'iguanodonte che vi consiglio di recuperare e che vi lascio nella end card. Ovviamente vi lascio tutti i social di Fabrizio in descrizione e vi esorto ad andare a darci un'occhiata perché è veramente veramente bravo. In descrizione trovate anche tutti i link a cui potete seguire la mia attività, quindi Instagram, poi c'è, vabbè, sono anche sul sito Viola delle dirette, quello lì che si chiama tipo Nintendo Switch e non si può dire su YouTube, e poi quando le dirette scadono da lì le ricarico sul mio secondo canale YouTube, vi lascio tutto in descrizione, e poi c'è anche il mio podcast che si chiama Zoo Podcast e che esce su Spotify e altre piattaforme di streaming audio. Trovate tutto comunque in descrizione. E ora parliamo del Tyrannosaurus. Nel 1855 l'esploratore Ferdinand Hayden raccolse diversi denti nella regione del Judith River, in Montana, area che oggi sappiamo essere molto ricca di fossili di grandi vertebrati dell'ultima parte del Cretaceo, ovvero il Maastrichtiano. Li inviò a Joseph Leidy, medico e anatomista che, praticamente per primo, iniziò ad interessarsi alla paleontologia dei dinosauri in America. L'anno dopo Leidy li descrisse e gli diede dei nomi, tuttavia le descrizioni si basavano su caratteri troppo vaghi per definire una specie, per cui oggi quasi tutti non vengono considerati validi. Tra essi comunque c'era anche Deinodon, letteralmente dente terribile, che Leidy pensò essere un dente di un parente del Megalosaurus. Col senno di poi possiamo dire che quei denti appartenevano ad un tirannosauro, quale però non c'è modo di saperlo.
I primi resti, che ora sappiamo essere indubbiamente appartenenti ad un Tyrannosaurus, oggi stanno a Yale. È un grosso dente raccolto in Colorado da Arthur Lakes e spedito a Marsh, uno dei protagonisti della famosa Guerra delle Ossa, nel 1874. Non fu descritto né battezzato. L'altro concorrente della Guerra delle Ossa, però, Cope, descrisse alcuni resti frammentari provenienti dalla formazione Lance, pensando che fossero di un dinosauro cornuto, che lui chiamò Mano Spondylus. Della folle competizione tra questi personaggi ho parlato nel video dedicato alla Guerra delle Ossa, che vi lascio nella end card. Henry Fairfield Osborne nel 1905 pubblica Tyrannosaurus and Other Cretaceous Carnivorous Dinosaurs, in cui descrive due nuove specie, ovvero Tyrannosaurus Rex e Dinamosaurus Imperiosus, basati su resti raccolti da Barnum Brown e provenienti rispettivamente dal Montana e dal Wyoming. Il Tyrannosaurus, dice Osborne, supera in dimensioni ogni altro carnivoro di terraferma mai descritto. Non a caso il suo nome significa lucertola tiranna re. Tyrannosaurus e Dinamosaurus erano piuttosto simili. La differenza era che Dinamosaurus aveva degli osteodermi a mo' di corazza sul corpo. Sono convinto però che il nome Dinamosaurus non vi dica tanto. Ebbene, lo stesso Osborne, nel 1906, notò che questi osteodermi appartenevano in realtà ad un dinosauro erbivoro, i cui resti si erano mescolati a quelli del carnivoro. Pertanto, Tyrannosaurus Rex e Dinamosaurus Imperiosus erano la stessa cosa. Questo significa che solo uno dei due nomi è valido. Di norma si sceglie quello dato prima. Ma erano comparsi nella stessa pubblicazione, per cui fu scelto quello comparso prima nel testo, ovvero Tyrannosaurus Rex. Pensateci, se per uno scherzo del destino Osborne avesse scritto l'altro, questo video si sarebbe chiamato Dinamosauro, tutto quello che vorresti sapere, e in Jurassic Park ci sarebbe la battuta: silenzio, tutti quanti, sono al recinto del Dinamosauro. E Mano Spondylus? Beh, i resti di Cope, pensate, si è scoperto che erano di Tyrannosaurus. Quindi, essendo stato nominato 13 anni prima, dovrebbe essere quello il nome valido. Tuttavia c'è un'altra regola: se per 50 anni non si usa in nessuna pubblicazione un nome perché mai ritenuto valido, allora smette di esserlo. Perciò, come nome non ha valore. Dove stava il Tyrannosauro all'interno del gruppo dei teropodi, ovvero il gruppo di cui fanno parte tutti i dinosauri carnivori, e oggi sappiamo anche gli uccelli? Allora non l'abbiamo capito subito. Colbert nel 1964 propose appunto di dividere il gruppo dei teropodi in due infraordini, ovvero Celurosauria, un clade che racchiudeva i generi di piccole dimensioni, e Carnosauria, che invece includeva quelli di maggiori dimensioni. Ad oggi sappiamo che generi di grossa taglia prima inclusi in Carnosauria, come il Tyrannosaurus, sono in realtà membri di Celurosauria. Insomma, nonostante la taglia, il Tyrannosaurus è più parente del Velociraptor e degli uccelli che dell'Allosaurus. Una delle caratteristiche che ci ha fatto capire che i tirannosauri erano dei celurosauri è anche la cosiddetta condizione arctometatarsale. È un carattere comparso più volte indipendentemente nei celurosauri e che probabilmente è un adattamento biomeccanico per rendere più efficiente la corsa. In sostanza significa che il metatarso del terzo dito, quello centrale del piede per intendersi, è stretto nella parte prossimale, quindi quella più vicina alla caviglia, tra gli altri due, come strozzato. Tyrannosaurus è quindi un celurosauro gigante tipico del Nord America, ma la sua avventura non iniziò in Nord America. Infatti arrivarono qui circa 67 milioni di anni fa dall'Asia. I tirannosauroidi più antichi risalgono a più di 167 milioni di anni fa, anche se si pensa che possano essersi originati addirittura già intorno a 190 milioni di anni fa. E sopravvissero fino alla fine del Cretaceo, dando origine ad alcuni degli ultimissimi dinosauri non aviani di cui abbiamo testimonianza. L'avventura dei tirannosauroidi iniziò da forme di dimensioni piuttosto contenute, nelle quali, tra l'altro, c'erano arti anteriori di dimensioni in proporzione comparabili a quelle di molti altri teropodi. I tirannosauridi giganti, come appunto il Tyrannosaurus, si differenziarono circa 15 milioni di anni prima della famosa estinzione. All'aumentare delle dimensioni corporee diminuì la dimensione degli arti anteriori. Sì, ora ne parliamo di ste braccine, però prima, per capire meglio, bisogna parlare della testa. Il cranio infatti era veramente robusto e spesso, con le ossa nasali fuse in modo da rinforzarlo. Pensate che il giunto intramandibolare, ovvero l'articolazione mobile in mezzo alla mandibola che in diversi teropodi era più o meno mobile appunto, e serviva ad aumentare la portata del morso, nei tirannosauri era quasi immobile, fusa. Quindi era un morso che non poteva essere allargato.
ma che in compenso era capace di afferrare la preda con una forza mostruosa e spaccare le ossa, senza risentire degli strattoni della preda che si dibatteva. Molti paragonano i denti del tirannosauro a dei coltelli da bistecca, ma in realtà un buon paragone non sono i coltelli quanto le banane. Infatti erano comparabili per spessore e dimensioni, fatti a piolo, seghettati sì davanti e dietro, ma più che altro adatti a spezzare le ossa. Avevano una radice molto profonda che si innestava in profondità nel cranio, di modo che appunto non venissero via quando la preda veniva morsa. Li sostituivano ovviamente per tutta la vita, però per rifare un dente completo ci voleva anche un paio d'anni. Un paper del 2012 pubblicato su Biology Letters ha stimato che la massima pressione esercitabile da un singolo dente posteriore di un adulto di Tyrannosaurus è di 5,8 tonnellate. Quindi uno dei morsi più potenti mai stimati in un animale terrestre. Quindi andai tranquilli che le ossa le spezzava. E le ingoiava pure in realtà, perché una ricerca del 98 ha descritto un coprolite, cioè una cacca fossile, lunga più di 40 cm. Per via del contenuto sappiamo che appartiene ad un carnivoro. Molto probabilmente, vista la taglia del fossile, la sua età e il suo contenuto, ad un Tyrannosaurus. Infatti tra il 30 e il 50% del contenuto erano frammenti di ossa. Quindi il Tyrannosauro le ingoiava, ma non le digeriva completamente, altrimenti non ce l'avremmo trovate. Un lavoro del 2012 ha anche proposto una possibile modalità con cui i tirannosauri si nutrivano. In diversi crani di triceratopi si sono ritrovati diversi segni lasciati dai denti di un Tyrannosaurus sul collare del dinosauro cornuto. Una zona non certo ricca di ciccia, dal momento che era tutta ossa e cheratina. Quindi perché dare lì ripetuti morsi? Il fatto che ci fossero non solo fori, ma anche strisciate lasciate dai denti, ha fatto pensare agli autori che i Tyrannosaurus strappassero la testa alle carcasse di triceratopi, uccisi o trovati già morti, non fa differenza, per accedere a parti più nutrienti, come i voluminosi muscoli del collo, ma erano anche minuziosi a loro modo, strappando delicatamente la carne sul muso coi denti anteriori, lasciando dei segni precisi. Ecco, a proposito dei denti, di norma i denti nei rettili sono tutti uguali, teropodi compresi, ma i tirannosauroidi sono un'eccezione. Infatti non hanno tutte banane in bocca, ma gli 8 denti premascellari, quelli anteriori, nel tirannosauro hanno una forma in sezione a D e ricordano vagamente gli incisivi dei mammiferi carnivori. E pare che li usassero nelle operazioni minuziose per spolpare le carcasse. A proposito di carcasse, un dibattito probabilmente noto anche a diversi di voi è quello secondo il quale il tirannosauro non era un cacciatore attivo ma un saprofago, ovvero un mangiatore di carogne. Qualche paleontologo autorevole ha anche sostenuto quest'idea, però nel 2013 c'è stato uno studio pubblicato su Royal Society Open Science che ha definitivamente chiuso la questione. Una coda di adrosauro con una crescita ossea anomala è stata esaminata fino a rivelare ciò che rimaneva di un dente di tirannosauro, conficcato in una vertebra caudale attorno al quale gli era ricresciuto l'osso, appunto. Questo vuol dire che l'adrosauro fu attaccato mentre era in vita, perché ovviamente per guarire deve essere per forza sopravvissuto all'attacco. Quindi il tirannosauro era un cacciatore. Certo, chiaramente qualsiasi predatore, se si trova davanti un'occasione facile, come un animale già morto, è chiaramente ne approfitta. Anche perché il cibo, il tirannosauro era perfettamente in grado di individuarlo, aveva una percezione della profondità ottima. In una pubblicazione del 2006 si è comparato, utilizzando dei modellini, le teste di diversi teropodi per testare quanto fosse buona la loro percezione della profondità. E si è visto che il tirannosauro aveva il campo visivo sgombro perché appunto il muso andava assottigliandosi. La cosa invece non vale per gli allosauroidi, come Allosaurus e Carcharodontosaurus. Le loro stesse ossa lacrimali, che formavano creste e ispessimenti, ostruivano in parte la visione. Per via della parte posteriore espansa, il cranio di un tirannosauro, se visto da sopra, appare a forma di T. Questa conformazione e il muso sottile, infatti, modificavano anche l'orientamento degli occhi. La scansione 3D e la TAC hanno cambiato il mondo della paleontologia. A più riprese si è fatto la TAC anche a crani di tirannosauro, per avere un'immagine 3D della loro scatola cranica e estrapolare quindi la forma del loro cervello. E si è scoperto che, rispetto alla taglia, era piuttosto grosso, eh? I lobi olfattivi poi erano enormi, segno che dal naso ovviamente ci sentiva bene. Grazie agli enormi occhi aveva anche un'ottima vista e un ottimo udito, essendo capace di percepire suoni di frequenze anche molto basse. A questo proposito, il ruggito non pare proprio una cosa verosimile, di questo ne ho parlato in un vecchio video che vi lascio nella end card. Uno studio pubblicato su PLOS ONE del 2018 ha anche riscontrato che,
nei dinosauri simili al tirannosauro, l'osso ioide, ovvero un osso disarticolato dal resto dello scheletro grazie al quale muoviamo la lingua, era corto e simile nella forma a quello di alligatori e coccodrilli, che non possono tirare fuori la lingua né sollevarla più di tanto perché ancorata al fondo della bocca. E questo è collegato alla dieta, insomma, perché i dinosauri erbivori abbiamo visto che le lingue le avevano ben più mobili. Quindi, insomma, l'arma principale del tirannosauro era la testa. Come vi ho detto, i tirannosauridi più antichi avevano un cranio più leggero e braccia più lunghe e robuste. Nel tempo sono state selezionate, perché vantaggiose per questioni legate alla predazione, teste più robuste e voluminose. Quindi gli arti hanno progressivamente perso la loro importanza predatoria e anzi sono stati selezionati sempre più corti, in modo da ridurre il costo energetico di appendici inutilizzate, al contempo non sbilanciando il corpo in avanti dato il peso della testa. Quindi, teste sempre più massicce e braccia sempre più corte. Ma tanto voi lo so che ci avete in testa la domanda, ma allora che gli servivano? Beh, ragazzi, gli servivano più o meno le stesse cose a cui servivano a tanti altri teropodi. Mi spiego meglio, uno studio del 2001 ha riscontrato che il bicipite del braccio del tirannosauro era 3 volte più forte del nostro bicipite. Infatti il braccio del tirannosauro era sì piccolo in proporzione, ma manteneva funzionali tutte le articolazioni. Pertanto è plausibile che quando un tirannosauro mordeva una preda, grazie appunto alla saldissima presa e ai muscoli del collo, la avvicinasse poi al suo petto e a quel punto la teneva ferma con le braccia, per continuare poi a morderla. E questo, ripeto, è un'ipotesi funzionale che è stata avanzata per tanti altri teropodi, con braccia più voluminose. Quindi, inutili un accidente, semmai erano armi pure quelle. Ecco, ricordatevene quando fate i vostri maledettissimi meme. A proposito di meme... Il Tyrannosaurus Rex va a 50 km all'ora. Sulla velocità del tirannosauro si sono dette un sacco di cose. Uno studio del 2017 ha ipotizzato una velocità di circa 20 km orari per gli adulti e internet esplose. Perché il tirannosauro è quasi un animale mitologico più che un animale reale. È stato idealizzato negli anni da tantissime persone che ci hanno costruito su un mito e un'iconografia particolare. Quindi, guai a chi glielo tocca. Quando viene pubblicato uno studio che ribalta un po' la concezione popolare che si ha di questo dinosauro, allora la gente si infuria. Ma non ce n'è alcun bisogno, insomma. Anzitutto poi, lento cosa? Cioè, provate voi! A correre per 20 km orari fissi. Poi semplicemente magari non ne aveva bisogno per catturare le prede, insomma. Perché magari anche loro, a livello di corsa, erano più lenti di quello che si pensa. E comunque il tirannosauro era un maratoneta, non uno scattista. Su PLOS ONE è stato pubblicato uno studio dove si è analizzato una serie di dati come proporzioni delle gambe, massa, falcata, eccetera, di 70 specie di teropodi. Le lunghe zampe erano associate con la velocità massima maggiore raggiungibile in teropodi di medie dimensioni, ma per i più grandi questo si è visto che non valeva. E per i più grossi e pesanti avere gambe più lunghe non rendeva più veloci, piuttosto era un meccanismo di risparmio energetico più efficiente per spostarsi a lungo a moderata velocità. Quindi gambe più corte non vuol dire essere più lenti, ma vuol dire essere meno efficienti. E il tirannosauro sotto questo punto di vista era molto efficiente. Qui però stiamo parlando sempre di tirannosauri adulti. Beh, io direi di parlare del Nano Tyrannus, che dite? È un genere di tirannosauri nani istituito nel 1988 da Curry, Williams e Bucker. Insomma, una sorta di tirannosauro nano che viveva fianco a fianco col Tyrannosaurus. Nel 1999 Carr ipotizzò però che in realtà il Nano Tyrannus non fosse una cosa diversa da un giovane tirannosauro. E il dibattito è andato avanti negli anni, diviso tra coloro che reputavano il Nano Tyrannus una specie a sé e quelli che invece pensavano che semplicemente fosse un Tyrannosaurus giovane. L'ultimo studio in merito è del gennaio di quest'anno. I due esemplari noti come Jane e Petey, rinvenuti nel Montana, erano i protagonisti dello studio. Si è visto che erano esemplari giovani, di circa 13 e 15 anni, e che non erano Nano Tyrannus, ma appunto giovani tirannosauri. Quindi questo ha definitivamente chiuso la questione. Nano Tyrannus non è un genere valido, sono giovani tirannosauri. In questa specie i tassi di crescita si è scoperto che erano simili a quelli degli uccelli odierni. E i giovani erano anche diversi dagli adulti. E questo in effetti è uno dei motivi per cui c'è stata questa confusione per un po' di anni. Non solo infatti erano ovviamente più piccoli, ma anche più agili, veloci, con denti affusolati e cranio più snello, e con gambe in proporzione ben più lunghe di quelli degli adulti, insomma avevano una struttura corporea diversa. Poi si è visto che a 20 anni diventavano pienamente maturi,
irrobustendo in poco tempo incredibilmente il cranio e i denti, diventando massicci cacciatori d'agguato. Questo ci dice che i giovani avevano una nicchia ecologica differente da quella degli adulti e che quindi evitavano la competizione. In effetti, la strategia in generale per i dinosauri era di fare tante uova dalle quali uscivano piccoli, iperprecoci, cioè praticamente autosufficienti, poco dopo la schiusa. E non sembra così probabile che ci fossero chissà che cure parentali, secondo molti studiosi. Tipiche prede degli adulti di tirannosauro erano ceratopsidi, come appunto in questo caso il triceratops, o vari ornitopodi. Però non immaginatevi appunto un tirannosaurus adulto che lotta all'ultimo sangue con un triceratops o un edmontosaurus adulti e battaglieri. In natura si scelgono gli esemplari giovani, feriti o malati, perché sono deboli e più facili da sopraffare. Le lotte epiche vanno bene per i film, ma in natura non sono la norma. E a proposito di caccia, ma cacciavano in gruppo? Ma allora, c'è qualche evidenza di un comportamento almeno gregario, secondo alcuni studiosi autorevoli come Carri, per quanto riguarda gli Albertosaurus, quindi parenti del Tirannosauro. Considerazioni simili sono ovviamente state estese anche al Tirannosaurus. Però tollerare i propri simili non vuol dire per forza avere interazioni sociali e collaborare durante la caccia. L'argomento della caccia sociale dei teropodi non è una cosa che secondo molti studiosi è probabile, però qualche interazione c'era. Lo sappiamo anche perché diversi tirannosauri, come Daspletosaurus, hanno segni di morsi di altri loro simili in faccia. Pare che non siano segni di cannibalismo andati a vuoto, perché sono dati da individui della stessa taglia, il cannibalismo lo si fa sui giovani. In effetti il muso, non solo come vi ho detto era molto forte, ma anche con diverse parti ricche di cheratina espessita sul muso. È possibile che magari fosse colorata, per avere una qualche funzione in comunicazione, ma sicuramente proteggeva anche la testa. Paradossalmente la testa era un punto del corpo in cui i danni venivano minimizzati, quindi. Che fossero dispute per il territorio o il cibo o la gerarchia? Beh, non lo sappiamo. Comunque, di sicuro vi ribolle in pentola la questione delle piume. Il tirannosauro ce le aveva? Allora, c'è uno studio del 2017 dove Bell e colleghi esaminano piccoli frammenti di pelle di vari tirannosauri, affermando che nell'evoluzione dei tirannosauri questo carattere sia andato via via riducendosi e che quindi il grande Tyrannosaurus fosse squamato. E internet esploso, le persone in giubilo perché finalmente il tirannosauro era tornato squamato, il tirannosauro della loro infanzia, allora il tirannosauro con le piume non piaceva. In realtà mi duole fare il guastafeste, ma conosciamo casi in cui squame tubercolate, simili a quelle mostrate nello studio, e piume convivono tranquillamente. E poi tra l'altro nessuno di questi frammenti viene dal dorso, e gli stessi autori poi non dicono che un tegumento simile è per forza impossibile, contemplano anche il caso in cui sia presente ma ridotto al dorso. E questo stranamente non l'ha letto nessuno, eppure l'articolo è liberamente consultabile online. Comunque, questa è la scelta che abbiamo fatto io e Fabrizio per il modello. DeLong, un antico tirannosauroide di dimensioni contenute, è piumato. E lo è anche Eutyrannus, un altro cugino asiatico di dimensioni piuttosto grandi, quindi è un carattere ancestrale. Oggi sappiamo che le piume sono un carattere probabilmente condiviso alla base dall'ultimo antenato comune a tutti i dinosauri. E anzi, in realtà, probabilmente questo carattere è presente anche nell'ultimo antenato comune tra pterosauri e dinosauri. Uno studio del 2009 pubblicato su PLOS ONE ha analizzato lesioni su mandibole di 61 esemplari di questi dinosauri, tra cui la famosa Sue, scoprendo che queste lesioni non sono né morsi né infezioni fungine, ma lesioni causate da un protozoo parassita del genere Trichomonas, che oggi causa lesioni simili a falchi, piccioni e polli. Ed è possibile che si passassero l'infezione tra tirannosauro e tirannosauro mordendosi la faccia. Alcune stime parlano addirittura di 8 o 9 tonnellate di peso, e infatti i muscoli caudofemorali, cioè quelli che muovevano le gambe e che collegavano la coda al femore, erano molto grossi, e questo spiega perché la base della coda è così spessa. Il tirannosauro è anche un dinosauro studiato perché fortunatamente ne abbiamo più di 40 esemplari, alcuni anche molto completi. Esemplari famosi sono per esempio Sue, scoperta nell'agosto del 1990 da Sue Hendrickson. È per questo che si chiama Sue, non perché sappiamo che è una femmina. Quello non è facile da capire per niente, magari un'altra volta ne parliamo. È esposta al Field Museum di Chicago ed è uno dei Tyrannosaurus più grossi e completi, al 90%, pensate un po'. Poi per esempio c'è Stan, ritrovato in South Dakota, scavato a partire dal 1992 e completo al 70%. Un suo calco, tra l'altro, lo potete vedere anche al Museo di Storia Naturale di Milano.
E poi c'è Scotty, il più grande mai scoperto, lungo 13 metri, completo al 65%, e noto già dal 1991. E probabilmente è uno dei Tyrannosaurus più vecchi noti, dato che ha circa 30 anni. E ora una chicca da uno studio del 2010, che ha riscontrato tracce di possibile cannibalismo in alcune ossa di Tyrannosaurus. Sono state interpretate come tali perché non erano sul muso, ma in posti difficili da mordere ripetutamente quando l'animale era in vita, come ad esempio i metatarsi. E poi erano state fatte probabilmente da un giovane o un subadulto, che difficilmente sarebbe stato in grado di mordere in quel punto un adulto in vita. Il fatto poi che non ci siano tracce di guarigione pare suggerire che siano morsi dati da un giovane alla carcassa di un adulto. Infatti i punti, come i piedi, non hanno molta carne e di solito sono consumati quando una carcassa è già spolpata delle parti migliori. Nel 2005 Mary Schweitzer e colleghi hanno annunciato una scoperta incredibile. Dentro un osso di tirannosauro vengono ritrovate strutture come matrice ossa elastica e vasi sanguigni. La cosa generò scetticismo, ma poi gli studi sono andati avanti. Un altro team nel 2007 pubblicò la scoperta di proteine di collagene. E c'è chi ha detto che tali strutture molli dovevano essere resti di biofilm batterici, ma in realtà successivi studi, tra cui uno del 2010 di Peterson e colleghi, hanno reputato improbabile quell'evenienza. Uno studio del 2019 ha dimostrato poi la genuinità degli studi precedenti. Quindi sono davvero tessuti molli di tirannosauro. E questo è pazzesco, perché queste strutture quindi sono più resistenti di quanto pensassimo, se le condizioni di fossilizzazione sono ottimali. Ah, prima che corriate, avere il tessuto molle non vuol dire avere il DNA. Ecco, quindi non abbiamo DNA di tirannosauro. Però un modo per riportare in vita, per così dire, il tirannosauro c'è. Ed è grazie alla paleoarte. Una ricostruzione paleoartistica passa dall'integrazione di tutto quello che si sa sull'animale in questione. Quindi non date mai per scontata una ricostruzione paleoartistica, perché dietro di lavoro ce n'è come. Per quanto riguarda i colori e le strutture, diciamo, a bargiglio sulla gola, abbiamo un po' sfruttato le considerazioni che avevo già fatto nel video sull'iguanodonte riguardo appunto la nuova iconografia dei dinosauri più colorata e che tiene conto dei caratteri sessuali secondari. Uno dei nostri obiettivi era quello di riuscire a rendere il più vivo possibile, tra virgolette, questo animale, e speriamo di esserci riusciti. In questo video ho cercato di dirvi in generale quello che c'era da sapere sul tirannosauro. Ovviamente, come vedete, ho spaziato in moltissimi campi. Ognuno di questi campi in realtà meriterebbe a sua volta di essere approfondito, eccetera, perché insomma la letteratura veramente sul tirannosauro è infinita. E infatti, a proposito del fatto che è un dinosauro studiatissimo e c'è la letteratura sterminata, ecco, sono le 21.48 del 4 giugno, quindi il giorno prima dell'uscita di questo video, e io oggi vengo a sapere dal gruppo di Patreon che è uscito un altro studio sul tirannosauro, uno studio di Thomas Carr sull'ontogenesi del tirannosauro, e fa un pochino più di chiarezza. In pratica si è visto che la transizione tra la forma del cranio, quella leggera, quella robusta, avveniva nel Tyrannosaurus tra i 13 e i 15 anni, mentre tra i parenti più vicini del Tyrannosaurus invece tra 15 e 18. E sebbene le dimensioni vadano abbastanza di pari passo con l'età per quanto riguarda i giovani e i subadulti, per quanto riguarda i tirannosauri maturi, questo non accade, perché vi ricordate che Scotty, no, vi ho detto, è il tirannosauro più vecchio e più grosso che conosciamo. Ecco, secondo questo studio, in realtà viene considerato come il tirannosauro adulto meno maturo tra tutti gli adulti che abbiamo, ed è tuttavia il più grosso. Quindi è stato un tentativo di, diciamo, di integrare tutti i dati disponibili e far chiarezza sull'ontogenesi di questo dinosauro. Il 4 giugno, prima dell'uscita del video, ma prego. Quindi spero di avervi reso la narrazione il più lineare e gradevole possibile, nonostante appunto la vastità e l'eterogeneità delle cose dette. Quello che mi premeva di passarvi con questo video era soprattutto però che il tirannosauro noi lo vediamo sempre come il re dei dinosauri, il dinosauro più cattivo, il dinosauro più feroce, il carnivoro terrestre più grande, eccetera. Quindi
In effetti è come se ci fossero due tirannosauri. Uno è quello che effettivamente ha fatto presa sul grande pubblico, una sorta di bestia mitizzata che conoscono appunto la maggior parte delle persone. L'altro è effettivamente il fossile che studiano i paleontologi, insomma. Ci si scorda spesso e volentieri quello che il tirannosauro è davvero, ovvero un animale, non un mostro assetato di sangue che popola i nostri incubi e le nostre fantasie. Cioè, il tirannosauro, noi cerchiamo di scindere quella che è l'immagine della nostra fantasia da quello che effettivamente la scienza sa. E smettiamola soprattutto di lamentarci ogni qualvolta uno studio aggiunge conoscenza su un animale preistorico, però per qualche modo lo cambia a livello iconografico da come è stereotipato nella nostra mente, allora ci si lamenta. Ragazzi, ma di cosa vi dovete lamentare? Anzi, se davvero siete interessati alla paleontologia e a quel dinosauro lì, molto probabilmente l'unica cosa che dovreste fare è essere contenti che ancora oggi si continuano a scoprire cose nuove che ci fanno capire un po' meglio come questi animali preistorici dovevano essere davvero. Cioè, è anche una mancanza di rispetto verso chi ci lavora, secondo me. Quindi spero davvero che questo video tributo al Tyrannosaurus Rex lo abbiate apprezzato. Io penso che il modello di Fabrizio sia venuto benissimo. In questo senso vi esorto ad andare appunto in descrizione a recuperarvi i link dove ci sono i social di Fabrizio, perché poi da lì potete scaricare l'immagine di questo modello in HD, così che potete almeno vedere un po' tutti i dettagli per bene, insomma, in qualità buona. Quindi merita davvero, e seguite Fabrizio perché appunto è bravo. Il libro consigliato di questo video è Esploratori Perduti di Stefano Mazzotti, edito da Codice Edizione. Ve lo lascio in descrizione con l'affiliazione Amazon, insomma sapete come funziona. Parla appunto degli esploratori che durante, diciamo, l'epoca coloniale, esploratori italiani, sono andati in giro per il mondo a raccogliere campioni che hanno arricchito le nostre conoscenze nell'ambito appunto delle scienze naturali. Si concentra naturalmente più sul discorso scientifico che sul discorso, diciamo, coloniale, ovviamente, visto il tema, però comunque io l'ho trovato molto molto interessante, sono storie poco note, se vi interessa la storia delle scienze naturali ve lo consiglio. Vi lascio tra l'altro in descrizione anche un link di Amazon con una serie di libri consigliati di vari argomenti, che funziona come l'affiliazione, insomma ormai lo sapete, tutto in descrizione. In descrizione trovate anche i link con cui potete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube e sugli altri social, come per esempio il mio progetto di Patreon. Date un'occhiata ai tier, perché se volete diventare un mangiafoglie sciamante, hey, è il momento giusto, ora che ho dato una refresciata ai vari tier, ci sono cose interessanti, insomma, merchandise ufficiale, la possibilità di vedere video e ascoltare podcast in anteprima, prima che vengano resi pubblici, poi il gruppo Telegram dei Patreon, insomma, dateci un'occhiata davvero. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, sul sito delle dirette, eccetera, eccetera, su Spotify con il mio podcast Zoo Podcast, e naturalmente adesso è il momento di farmi sapere se questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi ha particolarmente stupito o colpito, lasciate un mi piace e ovviamente spammate il video a tutti i vostri amici che apprezzano questo dinosauro e penso che ne abbiate. Nel mio, insomma, mi interessa cercare di cambiare l'iconografia stereotipata che le persone hanno del tirannosauro e farlo percepire non come un mostro ma come un animale. Anche perché i media, per esempio, lo utilizzano come metro di paragone per qualsiasi cosa. Tutte le volte che viene scoperto qualcosa di più lungo del T-Rex o più pesante del T-Rex o più alto del T-Rex, tutte le volte ci devono mettere il T-Rex come unità di misura. Cioè, di questa roba qui l'avevo parlato dall'altro anche nel video sul perché i dinosauri erano grossi. Una domanda un po' strana, però ve lo lascio nella end card per vederlo. E nulla, grazie mille per essere arrivati fin qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!